La scienza del diventare ricchi. Wallace Wattles. Prefazione. Per quanto ancora poco conosciuto a livello internazionale, Wallace Delwas Wattles è un autore di importanza fondamentale per gli sviluppi di quella che oggi chiamiamo Nuova Era, insieme ad altri personaggi più noti come per esempio Charles Fillmore, Emily Cady e soprattutto Florence Sheen. Come tutti i nomi citati, infatti, anche Wattles è riconducibile a un gruppo di chiese non confessionali americani operanti sin dalla fine dell'Ottocento che fanno tuttora capo a livello americano ma anche mondiale alla International New Thought Alliance, l'alleanza internazionale del nuovo pensiero. La loro dottrina, il New Thought, nuovo pensiero, appunto è stata definita misticismo pratico, in quanto basata sul presupposto che il regno dei cieli non si raggiunge dopo la morte, bensì nel qui e ora, perché si trova dentro ognuno di noi. L'uomo dunque ha il compito di creare in terra il suo paradiso, fatto non solo di cose spirituali, ma anche di cose materiali, come la salute e la ricchezza, che non sono distinti dalla vera spiritualità, ma anzi ne costituiscono l'espressione tangibile. In questa visione del cristianesimo si riconciliano dunque termini generalmente considerati opposti come spiritualità e senso pratico, ma anche religione e scienza. Non a caso, i rami più importanti del New Thought sono rappresentati da chiese chiamate Christian Science, Science of Mind, Divine Science e Religious Science, ma anche la Unity Church of Christianity, forse la più seguita, che è stata fondata da Charles Fillmore 1854-1948 insieme alla moglie Martle, per dimostrare che i veri principi del cristianesimo costituiscono una scienza esatta in armonia con le scoperte della nuova fisica quantistica. Fines Quimby, 1802-1866, considerato l'ispiratore di tutto il movimento New Thought, applicò tale principio alla guarigione delle malattie. Era in effetti soprattutto un guaritore, ma i suoi successori hanno allargato il campo ai problemi di rapporti interpersonali e, come nel caso di Wattles, a quelli determinati dalla mancanza di denaro. Questi ultimi, in particolare, sono considerati illusori, ossia creati come qualsiasi forma di male o di penuria, dalla paura, dalla convinzione che non ci sia abbastanza ricchezza per tutti. In realtà, la ricchezza, come ogni altra cosa, ha origine in Dio, che per la sua natura non può che dare in abbondanza. Come vedrete leggendolo, si tratta proprio dei principi su cui si fonda questo libro. Negli Stati Uniti sono molte le personalità di spicco che hanno riconosciuto il loro debito nei confronti della filosofia New Thought, nell'ambito del movimento chiamato New Age. Per esempio, troviamo due celebri esponenti del pensiero positivo come Norman Vincent Peale e Louise Hay. Il primo, autore recentemente scomparso di Puoi se vuoi, pubblicato in Italia da Armenia, era un pastore protestante, ma frequentava gli ambienti New Thought, mentre Louise Hay, nel suo libro più famoso Puoi guarire la tua vita, Armenia, riconosce che essersi avvicinata alla spiritualità attraverso la Church of Religious Science, di cui è stata ministro di culto, ma anche Florence Shawl Sheen, la grande guida spirituale degli anni 20, presentata come l'ispiratrice di Louise Hay da chi ne ha pubblicato libri in Italia, ossia sempre Armenia,
faceva parte della Unity Church of Christianity. Tornando a Wallace Wattles, poco si sa, in effetti, della sua vita. Nato negli Stati Uniti, poco dopo la guerra di secessione, si dice che abbia sperimentato in gioventù molti fallimenti, soprattutto a livello economico. Furono probabilmente anche questi fallimenti che lo spinsero, anni più tardi, a studiare le varie filosofie e religioni del mondo occidentale. Lesse con passione soprattutto i libri di Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel ed Emerson, ossia proprio i grandi pensatori a cui lo stesso Wattles attribuisce i fondamenti filosofici del suo libro, nonché i testi dei già citati fondatori dell'allora nascente movimento New Thought. Agli appassionati studi Wattles, persona assai concreta, fece seguire un periodo di intensa sperimentazione pratica delle idee studiate che le permise di scoprirne in prima persona la veridicità, facendole raggiungere tra l'altro un considerevole livello di benessere economico. Negli ultimi anni della sua vita, libero appunto da preoccupazioni di carattere finanziario, Wattles si dedicò soprattutto alla scrittura di libri in grado di guidare il lettore all'applicazione pratica dei principi da lui messi a punto e verificati. Come ricorda sua figlia Florence, mio padre scriveva quasi costantemente e quando non scriveva, attraverso una tecnica di visualizzazione creativa, si formava un'immagine di sé come scrittore di successo, immagine che lui riteneva essenziale al raggiungimento effettivo del suo scopo. La cosa bella di mio padre è che viveva realmente ogni pagina che scriveva. La sua fu davvero una vita di potere. Tra i libri scritti di Wattles ricordiamo La salute attraverso il New Thought e il digiuno, La scienza dello star bene e il romanzo Hellfire Harrison, anche se la sua opera più importante rimane comunque quella che vi presentiamo qui per la prima volta in lingua italiana, ossia La scienza del diventare ricchi. Wallace Wattles morì poco dopo la prima pubblicazione di questo libro negli Stati Uniti, avvenuta nel 1910, ma proprio attraverso di esso fondamentale è rimasta l'influenza delle sue idee sulla letteratura New Age e motivazionale degli ultimi 100 anni, come ben sanno autori acclamati come Napoleon Hill, Robert Schuller e il celebriamo Anthony Robbins. Paradossalmente, i libri di questi autori hanno avuto più successo di quello di Wattles, al quale tutti si sono ispirati. E anche quindi, in un certo senso, per rendere giustizia a questo autore geniale e rivoluzionario, ispiratore di tanti suoi successori che abbiamo voluto contribuire a diffondere il suo capolavoro. Con l'augurio naturalmente che possiate trarre benefici concreti della sua lettura, ottenendo quella vita di prosperità che tutti meritiamo. Giampiero Carla e Annalisa Antodicola, giugno 2002. Introduzione. Questo è un libro pragmatico, non filosofico, un manuale pratico, non un trattato su qualche teoria. È destinato agli uomini e alle donne, la cui necessità più impellente è avere denaro, che desiderano prima di diventare ricchi e poi filosofeggiare. E per chi finora non ha avuto modo, mezzi o opportunità di approfondire lo studio della metafisica, ma dei risultati ed è disposto ad accettare la conclusione della scienza come base dell'azione, senza addentrarsi in tutti i processi attraverso cui si è giunti a tali conclusioni. Ci si aspetta che il lettore accetti i concetti fondamentali qui esposti per fede, proprio come accetterebbe delle asserzioni riguardanti una legge sull'azione dell'elettricità,
se fossero promulgate da un Marconi o un Edison, e che ammessi questi concetti per fede, egli ne dimostri la verità, agendo in base a essi senza timori o esitazioni. Ogni uomo o donna che farà questo diventerà sicuramente ricco, poiché la scienza qui applicata è una scienza esatta e fallire è impossibile. Tuttavia, a beneficio di coloro che desiderano esplorare le teorie filosofiche e quindi garantirsi una base logica per la fede, citerò qui di seguito alcune autorità. La teoria monistica dell'universo, che afferma che uno è tutto e che tutto è uno, che un'unica sostanza si manifesta sotto forma degli elementi all'apparenza numerose di cui è composto il mondo materiale, è di origine indù e si è fatta sempre più strada nel corso degli ultimi 200 anni nel pensiero del mondo occidentale. È il fondamento di tutte le filosofie orientali, nonché di quelle di Cartesio, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel ed Emerson. Al lettore che volesse scavare fino alle fondamenta filosofiche di questa teoria, consiglio di leggere per conto proprio le opere di Hegel e di Emerson. Nello scrivere questo libro, ho sacrificato tutte le altre considerazioni alla necessità di chiarezza e semplicità di stile, in modo che chiunque possa capire. Il piano d'azione qui enunciato è stato dedotto dalle conclusioni filosofiche e è stato sottoposto a una completa verifica e supera la verifica più importante, cioè l'esperimento pratico. Insomma, funziona. Se desiderate sapere come si è giunti a queste conclusioni, leggete gli scritti degli autori summenzionati, se volete raccogliere i frutti della loro filosofia nell'effettiva pratica. Leggete questo libro e fate esattamente come vi dice di fare. Welles, Wattles. Il diritto di essere ricchi. Qualunque cosa si possa dire a encomio della povertà, resta il fatto che non è possibile vivere una vita davvero completa o piena di successo se non si è ricchi. Nessun uomo può elevarsi fino alla massima altezza da lui raggiungibile in termini di talento o di sviluppo spirituale se non ha denaro in abbondanza, poiché per schiudere la propria anima e per sviluppare il proprio talento deve avere molte cose da usare e non può possedere tali cose se non hai il denaro necessario per acquistarle. Un uomo si sviluppa nella mente, nell'anima e nel corpo, facendo uso di cose e la società è organizzata in modo tale che l'uomo deve avere denaro per poter entrare in possesso di tali cose. Pertanto, la base di qualsiasi progresso per l'essere umano deve essere la scienza del diventare ricchi. L'obiettivo della vita in tutte le sue forme, l'evoluzione e ogni cosa vivente ha l'inalienabile diritto a tutta l'evoluzione che è in grado di raggiungere. Il diritto dell'uomo alla vita comporta il diritto di usare liberamente, senza limitazioni, tutte le cose che possono risultare necessarie al suo più pieno sviluppo mentale, spirituale e fisico. In altre parole, comporta il suo diritto a essere ricco. In questo libro non parlerò della ricchezza in modo figurato. Essere davvero ricchi non significa essere soddisfatti o contenti di poco. Nessun uomo dovrebbe accontentarsi di poco se è in grado di usare e di godere di più. Lo scopo della natura è il progresso e lo sviluppo della vita. E ogni uomo dovrebbe avere tutto ciò che può contribuire al potere, all'eleganza, alla bellezza e alla ricchezza della vita. Accontentarsi di meno di questo è peccato. L'uomo che possiede tutto ciò che vuole per vivere tutta la vita
che è in grado di vivere, è ricco. E nessun uomo che non possieda denaro in abbondanza può avere tutto ciò che desidera. La vita si è evoluta a tal punto ed è divenuta così complessa che persino l'uomo o la donna più comuni hanno bisogno di molta ricchezza per condurre un'esistenza che si avvicina appena alla completezza. Ogni persona desidera naturalmente diventare tutto ciò che è in grado di diventare. Questo desiderio di realizzare le proprie innate potenzialità è intrinseco nella natura umana. Non possiamo fare a meno di voler essere tutto ciò che possiamo essere. Il successo nella vita significa diventare ciò che volete essere. Potete diventare ciò che volete soltanto facendo uso di cose e potete usare liberamente tali cose soltanto se diventate abbastanza ricchi da comprarle. Comprendere la scienza del diventare ricchi rappresenta perciò la più essenziale delle conoscenze. Non c'è nulla di sbagliato nel volere essere ricchi. Il desiderio di ricchezza è in realtà il desiderio di una vita ricca, piena all'insieme dell'abbondanza, e si tratta di un desiderio encomiabile. Non è normale che un uomo non desideri vivere nell'abbondanza e dunque che non desideri avere abbastanza soldi da acquistare tutto ciò che vuole è anormale. Sono tre motivi per cui viviamo. Viviamo per il corpo, viviamo per la mente e viviamo per l'anima. Nessuna di queste tre cose è migliore o più sacra delle altre cose. Tutte sono ugualmente desiderabile e nessuna delle tre, corpo, mente o anima, può vivere pienamente se una soltanto delle altre viene impedito di vivere e di esprimersi pienamente. Non è giusto né nobile vivere soltanto per l'anima e rinnegare la mente o il corpo, ed è sbagliato vivere per l'intelletto e rinnegare il corpo o l'anima. Conosciamo tutte le conseguenze negative del fatto di vivere per il corpo rinnegando sia la mente sia l'anima e comprendiamo che vivere davvero equivale a esprimere completamente tutto ciò che l'uomo può esprimere attraverso il corpo, la mente e l'anima. Indipendentemente da ciò che può dire, nessun uomo può essere realmente felice o soddisfatto se il suo corpo non è pienamente vitale in ogni sua funzione, e lo stesso vale per la sua mente e l'anima. Ovunque esistano una possibilità o una funzione inespresse, vi è un desiderio insoddisfatto. Il desiderio è una possibilità o una funzione in cerca di espressione. L'uomo non può vivere pienamente nel corpo senza del buon cibo, degli abiti comodi e un posto caldo dove ripararsi, e senza essere libero da eccessive fatiche. Anche il riposo e lo svago sono necessari per la sua esistenza fisica. Egli non può vivere pienamente a livello intellettuale senza libri e senza il tempo per studiarli, senza l'opportunità di viaggiare e osservare, né senza compagnie in grado di stimolarlo intellettualmente. Per vivere pienamente sul piano mentale, deve godere degli svaghi intellettuali e deve circondarsi di tutti gli oggetti d'arte e di bellezza che è in grado di usare e di apprezzare. Per vivere pienamente nell'anima, l'uomo deve avere amore e spesso la povertà impedisce all'amore di esprimersi. La più alta felicità per l'uomo consiste nel far del bene a chi ama. L'amore trova la sua espressione più naturale e spontanea nel dare. Un uomo che non ha niente da dare non può adempiere al suo ruolo di marito e di padre, di cittadino e di uomo. È nell'uso di cose materiali che l'uomo trova la piena espressione vitale del suo corpo, sviluppa la sua mente e schiude la sua anima. È perciò della massima importanza per lui che sia ricco. È perfettamente lecito desiderare di essere ricchi. Se siete un uomo o una donna normale,
Non potete fare a meno di desiderare una cosa del genere. È perfettamente lecito dare il massimo dell'attenzione alla scienza del diventare ricchi, perché essa costituisce il più nobile e il più necessario di tutti gli studi. Se trascurate questo studio, venite meno ai doveri che avete verso voi stessi, verso Dio e verso l'umanità, poiché non potete rendere a Dio un'umanità a servizio più grande di quello che consiste nello sviluppare al massimo le vostre potenzialità. Esiste una scienza del diventare ricchi. Esiste una scienza del diventare ricchi ed è una scienza esatta come l'algebra o l'aritmetica. Esistono alcune leggi che governano il processo di acquisizione della ricchezza. Una volta prese e seguite queste leggi, l'uomo diventerà ricco con matematica certezza. Il fatto di possedere soldi e proprietà è il risultato del fare le cose in un certo modo. Coloro che fanno le cose in un certo modo, sia intenzionalmente sia per caso, diventano ricchi, mentre coloro che non fanno le cose in questo certo modo, per quanto siano capaci e lavorino duramente, rimangono poveri. È legge naturale che cause analoghe producano sempre effetti analoghi e pertanto qualunque uomo o donna impari a fare le cose in questo certo modo raggiungerà infallibilmente la ricchezza. Che quest'ultima affermazione sia vera è dimostrato dai fatti seguenti. 1. Il fatto di diventare ricchi non dipende dall'ambiente. Poiché, se così fosse, tutte le persone che vivono in determinati quartieri diventerebbero ricche. Le persone di una certa città sarebbero tutte ricche, mentre quelle di altre città sarebbero tutte povere. Oppure, gli abitanti di uno stato ci crogiolerebbero nella ricchezza, mentre quelle di un altro stato confinante vivrebbero in povertà. 2. Invece vediamo ovunque ricchi e poveri vivere l'una accanto all'altro nello stesso ambiente e spesso impegnati addirittura negli stessi tipi di attività. Quando due uomini si trovano nella stessa località e svolgono lo stesso tipo di attività e uno di loro diventa ricco mentre l'altro rimane povero, ciò dimostra che diventare ricchi non è fondamentalmente una questione di ambiente. Alcuni ambienti possono essere più favorevoli di altri, ma quando due uomini che svolgono lo stesso tipo di lavoro si trovano anche nello stesso ambiente e uno si arricchisce mentre l'altro fallisce, ciò indica chiaramente che diventare ricche è il risultato del fare le cose in un certo modo. 3. Inoltre, la capacità di fare le cose in un certo modo non è dovuta esclusivamente al fatto di possedere del talento. Poiché molte persone che hanno un grande talento rimangono povere, mentre altre con pochissimo talento si arricchiscono. 4. Studiando le persone che sono diventate ricche, scopriamo che sono di levatura media sotto tutti gli aspetti, non avendo talenti o abilità maggiori rispetto agli altri uomini. È evidente che queste persone diventano ricche non perché possiedono talenti o capacità che gli altri uomini non hanno, bensì perché fanno le cose in un certo modo. 5. Non si diventa ricchi risparmiando o vivendo in un modo frugale. Molte persone assai parsimoniose sono povere, mentre chi spende liberamente molto spesso diviene ricco. 6. Né il fatto di diventare ricchi dipende dal fare cose che gli altri non fanno. Due uomini che svolgono la stessa attività spesso fanno quasi esattamente le stesse cose, ma soltanto uno si arricchisce mentre l'altro rimane povero o fa bancarotta. Da tutti questi fattori dobbiamo trarre la conclusione che diventare ricchi è il risultato del fare le cose in un certo modo. Se diventare ricche è conseguenza del fare le cose in un certo modo
E se cause analoghe producono sempre effetti analoghi, allora qualsiasi uomo o donna che facciano le cose in un certo modo potranno arricchirsi. Pertanto, l'intera questione ricade nell'ambito della scienza esatta. A questo punto, viene da chiedersi se questo certo modo non sia così difficile da attuare, che soltanto alcuni sono in grado di seguirlo. Ciò non può essere vero, come abbiamo visto, almeno per quanto riguardante la capacità naturale. Persone di talento diventano ricche, ma lo diventano anche individui ottusi. Individui brillanti sul piano intellettuale si arricchiscono, ma altrettanto fanno persone molto stupide. Uomini forti fisicamente ottengono la ricchezza, ma si arricchiscono anche uomini deboli e malati. Naturalmente è necessaria una certa capacità di pensare e di comprendere. Tuttavia, per quanto riguarda le capacità naturali, qualunque uomo o donna che abbia la facoltà mentale sufficiente a leggere e a comprendere queste parole può certamente arricchirsi. Inoltre, abbiamo visto che la ricchezza non dipende dall'ambiente, il luogo però conta qualcosa. Uno non andrebbe in mezzo al Sahara aspettandosi di svolgere lì un'attività di successo. Il fatto di diventare ricchi implica la necessità di trattare con i propri simili, nonché di trovarsi dove ci sono persone con cui trattare. E se queste persone sono disposte a trattare nel modo in cui volete trattare voi, tanto meglio. Ma l'incidenza nell'ambiente finisce qui. Se qualunque altra persona della vostra città può arricchirsi, potete farlo anche voi. E se chiunque altro nello stato in cui vivete può diventare ricco, anche voi potete fare altrettanto. Ancora una volta, non si tratta di scegliere una particolare attività o professione. Delle persone si arricchiscono in qualsiasi attività e in ogni professione, mentre i loro vicini che svolgono la stessa attività rimangono poveri. È vero che avete la possibilità di far meglio in un'attività che vi piace e che vi è congeniale. E se avete certi talenti ben sviluppati, otterrete migliori risultati in un'attività che richiede l'esercizio di questi talenti. Inoltre, riuscirete meglio in un genere di affare adeguato al posto in cui vi trovate, una gelateria. Starebbe meglio in un luogo dal clima caldo piuttosto che in Groenlandia. Tuttavia, a parte queste limitazioni di carattere generale, il fatto di diventare ricchi dipende non dallo svolgere un particolare attività, bensì dall'imparare a fare le cose in un certo modo. Se adesso siete in affare e qualcun altro nello stesso luogo in cui vi trovate si sta arricchendo nella vostra stessa attività, mentre voi non ci state riuscendo, ciò avviene perché non state facendo le cose nello stesso modo in cui le sta facendo l'altra persona. Non c'è nessuno che non possa diventare ricco per mancanza di capitale. Certo, quando si mette insieme un capitale è più facile e rapido farlo aumentare, ma una persona che possiede un capitale è già ricca e non ha bisogno di preoccuparsi di come diventarlo. Per quanto possiate essere poveri, se cominciate a fare le cose nel certo modo, comincerete ad arricchirvi e ad avere un capitale. Procurarsi un capitale fa parte del processo di arricchimento e costituisce parte del risultato che invariabilmente si ottiene facendo le cose nel certo modo. Potete essere anche gli uomini più poveri del continente e trovarvi nei debiti fino al collo. Non avete né amici né alcun tipo di influenza e di risorse, ma se cominciate a fare le cose in questo modo dovrete infallibilmente cominciare e diventare ricche, poiché cause analoghe devono produrre effetti analoghi. Se non possedete alcun capitale, potete procurarvelo. Se state svolgendo un'attività sbagliata, potete passare a quella giusta. Se vi trovate nel luogo sbagliato, potete andare in quello giusto e potete farlo cominciando nella vostra attuale attività e nel luogo in cui operate attualmente, a fare le cose nel certo modo che determina il successo.
le opportunità possono essere monopolizzate? Nessun uomo può essere tenuto in povertà dal fatto che gli sono state sottratte le opportunità di arricchirsi, che altre persone hanno monopolizzato la ricchezza, cingendola con uno steccato. Può darsi che siate tagliati fuori dagli affari, secondo certi canali, ma ci sono senz'altro altri canali aperti per voi. È alquanto vero che se siete un operaio alle dipendenze dell'industria siderurgica, avete pochissime possibilità di diventare il proprietario dell'impianto in cui lavorate. Ma è anche vero che se comincerete ad agire in un certo modo, sarete presto in grado di lasciare l'impiego alla fabbrica siderurgica. Potete comprare un podere vasto da 10 o 40 acri e intraprendere l'attività di produttore di generi alimentari. Ci sono grandi opportunità. Attualmente per gli uomini che decidono di guadagnarsi da vivere coltivando piccoli lotti di terreno si arricchiscono sicuramente. Potreste dire che per voi è impossibile comprare la terra, ma io vi dimostrerò che non lo è affatto e che avrete di certo un'azienda agricola se vi metterete ad agire in un certo modo. Ci sono opportunità in abbondanza per l'uomo che segue la corrente invece di nuotarci contro. Perciò i lavoratori delle fabbriche, sia come individui sia come classe sociale, non sono svantaggiati nelle opportunità di lavoro rispetto agli altri. I lavoratori non vengono oppressi dal loro datore di lavoro, non sono tenuti a terra dalle industrie e dalle concentrazioni di capitale. Come classe sociale, essi sono dove sono perché non fanno le cose in un certo modo. La classe operaia potrà trasformarsi nella classe padronale non appena comincerà a fare le cose in un certo modo. La legge della ricchezza è uguale per loro come per tutti gli altri. È questo che gli operai devono capire e rimarranno dove si trovano fin tanto che continueranno a fare come fanno. Il singolo lavoratore, tuttavia, non viene tenuto in basso all'ignoranza o dalla pigrizia mentale della classe sociale cui appartieni, e le può seguire la corrente di opportunità per la ricchezza. E questo libro le rivelerà come nessuno può essere mantenuto in condizioni di povertà perché scarseggiano le riserve di ricchezza. Ce n'è più che a sufficienza per tutti. Per ogni famiglia della terra sarebbe possibile costruire un palazzo grande come la Casa Bianca di Washington, e questo utilizzando soltanto il materiale da costruzione disponibile negli Stati Uniti. E se coltivata in modo intensivo, la terra di questo paese produrrebbe la lana, cotone, lino e seta a sufficienza da vestire ogni persona del mondo più elegantemente di quanto fosse abbigliato Salomone in tutta la sua gloria. Oltre che abbastanza cibo da nutrire tutti a volontà. La riserva visibile è praticamente inesauribile, in quanto quella invisibile è effettivamente inesauribile. Tutto ciò che vediamo sulla Terra è fatto a partire da una sostanza originaria, dalla quale procedono tutte le altre cose. Si creano costantemente nuove forme, mentre quelle vecchie si dissolvono, ma sono tutte forme assunte nell'unica cosa. Non vi è alcun limite alla riserva di materia in forme. L'universo è formato da essa, ma essa non è stata usata tutta per fare l'universo. Gli spazi che si trovano all'interno delle forme dell'universo visibile, nonché attraverso di esse, sono permeati e riempiti della sostanza originaria, la materia informe, il materiale grezzo che compone tutte le cose. Rispetto a ciò che è stato già creato, si potrebbe creare 10.000 volte tanto, e neanche così si riuscirebbe a esaurire la riserva di materia prima di universale. Nessun uomo, pertanto, è povero perché la natura è povera.
o perché non c'è abbastanza ricchezza per tutti. La natura è un magazzino inesauribile di ricchezze. La riserva che contiene non verrà mai meno. La sostanza originaria è viva e pulsante di energia creativa e produce costantemente nuove forme. Quando la riserva di materiale da costruzione si esaurirà, altra ne verrà prodotta. Quando il terreno non sarà più fertile e quindi i cibi e i materiali per l'abbigliamento non cresceranno più su esso, questo terreno verrà rinnovato oppure ne verrà creato dell'altro. Quando tutto l'oro e l'argento saranno stati estratti dalla terra, se l'uomo si troverà ancora in una fase di sviluppo sociale in cui l'oro e l'argento risultano necessari, ne verranno prodotti ulteriori quantità a partire dalla materia informe. Quest'ultima risponde alla necessità dell'uomo e non lo lascerà privo di beni. Ciò risulta vero per l'uomo a livello collettivo. La razza umana nel suo complesso dispone sempre di ricchezze in abbondanza e se gli individui sono poveri è perché non seguono in un certo modo di fare le cose che rende ricco l'individuo. La materia informe è intelligenza e materia che pensa. È viva ed è sempre spinta verso nuova vita. È impulso naturale e intrinseco della vita cercare di vivere di più. È la natura dell'intelligenza quella di ampliarsi. Così come è naturale per la consapevolezza cercare di estendere i propri confini in cerca di un'espressione più completa. L'universo delle forme è stato fatto a partire dalla sostanza in forme vivente, che si è data una forma per esprimersi in modo più completo. L'universo è una grande presenza vivente, intrinsecamente sempre in movimento verso nuova vita e nuove e più complete forme di espressione. La natura è fatta per miglioramento della vita, il suo scopo impellente è l'accrescimento della vita, per quanto motivo qualsiasi cosa possa provvedere alla vita, viene offerta in abbondanza. Non può esistere alcuna carenza a meno di non pensare che Dio si contraddica e vanifichi le proprie opere. Voi non siete poveri per carenza di risorse. Più avanti dimostrerò che è un dato di fatto che anche le risorse della riserva informe sono a disposizione dell'uomo e della donna che agiscono e pensano in un certo modo. Il primo principio è della scienza del diventare ricchi. Il pensiero è l'unico potere in grado di produrre ricchezza tangibile a partire dalla sostanza informe. Il materiale, a partire da quelle tutte le cose sono formate, è una sostanza che pensa e un pensiero di forma all'interno di questa sostanza produce la forma. La sostanza originaria si muove a seconda dei suoi pensieri. Ogni forma e ogni processo cui si assiste in natura sono l'espressione visibile di un pensiero della sostanza originaria. Quando la materia informe pensa una forma, essa assume quella forma. Quando pensa un movimento, fa quel movimento. È in questo modo che tutte le cose sono state create. Noi viviamo in un mondo di pensiero che fa parte di un universo di pensiero. Il pensiero di un universo in movimento esteso per tutta la sostanza informe. È la materia pensante che si muove secondo quel pensiero. Hanno assunto la forma di sistemi di pianeti e la mantengono. La sostanza pensante prende la forma del suo pensiero e si muove secondo tale pensiero, mantenendo l'idea di un sistema orbitante di soli e di mondi. La sostanza pensante assume la forma di questi corpi e li muove col suo pensare, pensando alla forma di una quercia che cresce lentamente. Essa si muove in armonia con tale pensiero e produce l'albero, anche se per compiere tale opera ci vogliono dei secoli. Nel creare sembra che la sostanza informe si muove secondo i principi di movimento da essa stessa stabiliti. Il pensiero di un albero di quercia non produce la formazione istantanea di un albero completamente sviluppato, ma mette in movimento le forze
che produrranno l'albero secondo criteri di crescita prestabiliti. Ogni pensiero di forma, mantenuto nella sostanza pensante, provoca la creazione della forma, ma sempre o almeno in genere secondo criteri di crescita e di azione già stabiliti. Il pensiero di una casa dotata di una certa struttura, se venisse impreso sulla sostanza informe, non provocherebbe la formazione immediata della casa in questione, ma determinerebbe il volgersi di energie creative già operanti nel commercio e nell'industria dell'interno di canali tali da determinare la rapida costruzione della casa. Ma se non esistessero dei canali attraverso cui l'energia creativa può operare, allora la casa si formerebbe direttamente a partire dalla sostanza primaria, senza attendere i lenti processi del mondo organico e inorganico. Nessun pensiero di forma può venire impresso sulla sostanza originaria, senza che ciò determini la creazione della forma stessa. L'uomo è un centro di pensiero e può generare pensieri. Tutte le forme che l'uomo plasma con le sue mani devono prima esistere nel suo pensiero. Egli non può dar forma a una cosa se prima non l'ha pensata. Eppure, finora, l'uomo ha limitato i suoi sforzi creativi esclusivamente al lavoro delle sue mani. Ha applicato il lavoro manuale al mondo delle forme nel tentativo di cambiare o modificare quella già esistente. Non ha mai pensato di provare a determinare la creazione di nuove forme imprimendo i suoi pensieri sulla sostanza informe. Quando un uomo ha una forma pensiero, prende del materiale delle forme della natura e crea un'immagine della forma che si trova nella sua mente. Finora, egli ha tentato poco o per niente di collaborare con l'intelligenza informe, di operare insieme al padre. Non si è neanche sognato di poter fare ciò che vede fare al padre. L'uomo rimodella e modifica le forme esistenti attraverso il lavoro manuale. Non ha mai prestato attenzione alla possibilità di produrre delle cose a partire dalla sostanza informe, comunicando a essa i suoi pensieri. Noi ci proponiamo di dimostrare che può farlo, di dimostrare che ogni uomo e ogni donna possono farlo e di far vedere in che modo. Come primo passo in questo senso è necessario esporre tre presupposti fondamentali. In primo luogo, affermiamo che esiste un'unica materia o sostanza originaria informe a partire da quale vengono create tutte le cose. Tutti gli elementi, apparentemente numerosi, non sono altro che diverse manifestazioni di un unico elemento. Tutte le molteplici forme che si trovano nella natura organica e inorganica non sono altro che forme diverse, create a partire dalla medesima materia. E questa materia è materia pensante. Un pensiero mantenuto in essa produce la forma del pensiero stesso. Il pensiero nella sostanza pensante produce forme. L'uomo è un centro di pensiero, capace di pensiero originale. Se può comunicare il suo pensiero alla sostanza pensante originaria, può determinare la creazione o formazione della cosa che pensa. Per ricapitolare quanto detto finora, esiste una materia pensante a partire dalla quale tutte le cose vengono create e che nel suo stato originario permea, penetra e riempie gli spazi vuoti dell'universo. Un pensiero in questa sostanza produce la cosa immaginata nel pensiero stesso. L'uomo può formare le cose nel suo pensiero e imprimendo il suo pensiero sulla sostanza informe può determinare la creazione della cosa da lui pensata. Qualcuno potrebbe chiedersi se sono in grado di provare queste affermazioni. Senza scendere nei dettagli, rispondo che posso farlo, sia attraverso la logica che l'esperienza. Risalendo col ragionamento ai fenomeni della forma e del pensiero, si perviene al concetto di un'unica sostanza pensante originaria
Da essa si può dedurre il potere dell'uomo di provocare la formazione della cosa da lui pensata. E attraverso l'esperienza la cosa si dimostra vera. E questa è la prova determinante. Se un uomo che legge questo libro diventa ricco facendo ciò che gli dico di fare, questa è una prova e sostegno della mia tesi. Ma se ogni uomo che fa ciò che gli dico diventa ricco, questa è una prova oggettiva della validità di tale tesi, almeno fin tanto che qualcuno non segua il medesimo procedimento e fallisca. La teoria è vera fino a che il procedimento non fallisce, e questo procedimento non produrrà mai un fallimento, poiché ogni uomo che fa esattamente ciò che questo libro gli dice di fare diventerà ricco. Ho detto che gli uomini diventano ricchi facendo le cose in un certo modo. Per far questo devono diventare capaci di pensare in un certo modo. Il modo in cui un uomo fa le cose è il risultato diretto dal modo in cui egli pensa le cose. Per fare le cose nel modo in cui volete farle, dovete acquisire la capacità di pensare nel modo in cui volete pensare. E questo è il primo passo verso il raggiungimento della ricchezza. Pensare, ciò che volete pensare, equivale a pensare la verità, senza farsi condizionare delle apparenze. In ogni uomo è naturale e implicito il potere di pensare, ciò che vuole pensare, ma ciò che richiede molto più impegno rispetto al pensare e ai pensieri suggeriti dalle apparenze. Pensare seguendo le apparenze è facile, pensare la verità senza lasciarsi condizionare dalle apparenze è impegnativo e richiede l'impiego di una quantità di energia maggiore di quella richiesta da qualsiasi altra opera un uomo possa compiere. Non esiste un lavoro che la maggior parte delle persone cerchi di evitare, quanto quello di pensare in maniera costante e coerente. Sembra il lavoro più difficile del mondo, ciò vale soprattutto quando la verità è contraria alle apparenze. Ogni apparenza nel mondo visibile tende a produrre una forma corrispondente nella mente che la osserva. Ciò può essere evitato soltanto mantenendo il pensiero della verità. Soffermarsi sull'apparenza della malattia produrrà la forma della malattia nella vostra mente e alla fine nel nostro corpo, a meno che non manteniate il pensiero della verità, ovvero che la malattia non esiste. Si tratta solo di un'apparenza, mentre la realtà è la salute. Soffermarsi sulla pervenienza di povertà produrrà forme corrispondenti nella vostra mente. A meno che non manteniate il pensiero che non esiste la povertà, c'è solo l'abbondanza. Pensare alla salute quando si è circondanti dalle apparenze della malattia, oppure pensare alla ricchezza in mezzo alle apparenze della povertà, richiede potere. Ma chi acquisisce questo potere diventa una mente superiore, può controllare il destino, può avere tutto ciò che vuole. Questo potere può essere acquisito soltanto comprendendo bene la realtà fondamentale che sta dietro a tutte le apparenze. Esiste un'unica sostanza pensante, a partire dalla quale e attraverso la quale tutte le cose vengono create. Quindi dobbiamo afferrare alla verità che ogni pensiero mantenuto in questa sostanza diviene una forma e che l'uomo può imprimere i suoi pensieri su tale sostanza fino a far sì che essi prendano forma e divengano cose visibili. Quando ci rendiamo conto di questo, abbandoniamo ogni dubbio e ogni paura, poiché sappiamo di poter creare ciò che vogliamo. Possiamo avere ciò che vogliamo e divenire ciò che vogliamo essere. Come primo passo per ottenere la ricchezza dovete credere ai tre presupposti fondamentali precedentemente annunciati in questo capitolo, al fine di metterli in evidenza. Li ripeto qui di seguito. Esiste una materia pensante a partire dalla quale tutte le cose vengono create e che nel suo stato originario permea, penetra e riempie gli spazi vuoti dell'universo. Un pensiero in questa sostanza
produce la cosa immaginata dal pensiero stesso.